Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo video. Quest'oggi vi voglio dimostrare come è facile realizzare dei divisori per la vostra agenda o per il vostro notebook se siete all'università utilizzando un vecchio calendario. Ovviamente più grande il calendario, più divisori riuscirete a realizzare a partire da una sola immagine. Io ho questo grande calendario che utilizzavo nel nostro ufficio a casa e utilizzerò appunto questo calendario per creare divisori per il mio 2017 a partire da queste immagini che ho preselezionato, che è appunto un paesaggio invernale, quindi c'è appunto una foresta invernale che a me piace molto, e sui toni del grigio e del bianco, che penso sarà perfetta per il periodo invernale. Allora, la prima cosa che dovete fare è rimuovere ovviamente la pagina dal vostro calendario, e potete fare in due modi: o strappare, facendo attenzione a strappare anche il disegno, oppure prendete una forbicina piccola, come nel mio caso, e semplicemente andate a tagliare lo spazio tra i due fanili di legno, in questo modo qui. Una volta rimossa la nostra pagina, ci basta disegnare i nostri divisori che poi andremo a tagliare. Per questo motivo io giro la mia pagina dall'altra parte e utilizzerò dei divisori che ho in casa come guida. Tutte le agende del brand Filofax o anche le agende del brand DocuBook di solito arrivano con dei divisori già all'interno dell'agenda, che possono essere utilizzati come template per poi andare a realizzare i divisori che più vi piacciono. Ovviamente se utilizzate un calendario, il retro del divisore sarà di colore bianco, e per essere sicuri di tagliarli nel modo giusto dovete praticamente girare dal lato opposto dal lato opposto il vostro divisorio, in modo tale che poi quando andrete già alla pagina il tab sarà dal lato corretto. Allora, ed ecco fatto, vedete, ho disegnato il mio profilo. Come potete notare, i divisori della Filofax non sono plastificati assolutamente. L'unica cosa che è plastificata è questo tab qui. E vi faccio vedere come farlo senza l'utilizzo di una laminatrice. L'obiettivo di questo video è dimostrarvi che non dovete acquistare nessun tipo di accessorio particolare per personalizzare la vostra agenda, ma potete utilizzare dei materiali di recupero, come in questo caso ad esempio un calendario. Ora quello che dobbiamo andare a fare è segnare dove staranno i buchi, quindi appoggio di nuovo il mio divisorio sulla mia pagina, vedete che anche il tab è tagliato in modo perfetto, prendo la mia matita e vado a marcare i buchi per gli anelli. Poi potete avvalervi sia di un puncher singolo, sia di un puncher per il quaderno ad anelli, oppure, se l'avete, della Rapesco. Ora io sto cercando, come sentirete, la Rapesco, è il mio cassetto dei puncher, e questa qui è la Rapesco. La Rapesco fa praticamente 6 fori contemporaneamente, quindi se avete un'agenda ad anelli e volete inserire nella vostra agenda altre pagine che non siano appunto commerciali, oppure tipo gli inserti della Filofax, eccetera eccetera, un punch di questo tipo potrebbe farvi comodo, ma non è necessario. La uso all'incontrario in modo tale da vedere dove devo piazzarmi per i buchi. Premo, giro la Rapesco in questo modo e rilascio. Dopodiché andiamo a laminare il tab. Io non ci scrivo nulla sopra, lo lamino prima e poi utilizzo un pennarello
secco per scriverci la mia categoria senza appunto dover rovinare il divisore, in modo tale che se voglio cambiare il mio setup posso tranquillamente utilizzare un panno con un po' d'alcol, togliere il nome del divisorio e successivamente andarlo poi a riscrivere. Quindi per fare questa operazione vi serve semplicemente un pezzo di scotch, io utilizzo il mio coniglio, e andate a mettere il pezzo di scotch sopra il tab in questo modo, premete bene in modo che non si formino bolle d'aria. Dopodiché prendete l'adesivo di nuovo, ne tagliate un altro pezzettino e andate a plastificare la parte dietro. Prendete la vostra forbicina e tagliate l'eccesso d'adesivo. Io guardando in camera l'ho messo anche storto. Genia. C'è un pagine. Poi vi devo anche dire che io oggi ho le mani congelate, perché qui in Germania oggi fa davvero un freddo terribile. Quindi, nonostante abbia la felpa, ho comunque freddo. Quando ho freddo alle mani, non riesco a essere precisa. Perché mi tremano. Comunque vedete, in questo modo avete laminato il tab proprio come il divisorio originale della Filofax. O della DocuBook, quello che volete, o della Keykey. Una volta terminato il divisorio, procedete con gli altri divisori, io ne farò 6, e poi potete tranquillamente inserirli nell'agenda. Faccio gli altri divisori e faccio vedere il risultato finale.